Tutto il collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. Sentiamo la signorina Schiavi. Cara mamma, ci sono tante cose che ti vorrei dire che spesso non dimostro, ma importanti. Vorrei dirti che ti amo e sei la persona più importante della mia vita. Vorrei dirti che da grande voglio essere te, una donna forte e coraggiosa. Mi piacerebbe avere il tuo coraggio. Tu per me sei l'esempio dell'amore eterno, un amore che ogni giorno è al mio fianco, nel bene e nel male, l'anima più bella che io abbia mai incontrato. Tuttavia, tutte le sicurezze che mamma mi dà, tu papà le sbricioli in un secondo. Gli unici sentimenti che avrò per te sono rabbia e odio. Non c'eri alla mia nascita, non c'eri il mio primo giorno di scuola, non c'eri a Natale, il giorno del mio primo compleanno, dove eri? Ah sì, ti sei anche dimenticato di farmi gli auguri. Ti odio perché mi hai abbandonato e questo non te lo potrò mai perdonare. Perché giorni persi in cui ti cercavo e tu non c'eri, le lacrime versate non potrò mai riaverli. Ti odio perché non c'eri mai, non ci sei e mai ci sarai. So che non è stato facile, quindi grazie davvero. Ma sono cose che alla fine accetti, però non riesci mai a superarle, perché proprio anche lui diceva che magari mi veniva a trovare. Io fino al giorno prima pensavo che venisse, il giorno dopo poi non c'era mai. E quindi, cioè, prima il giorno prima pensavo che venisse, poi comunque non arrivava mai. E quindi poi, anche quando sei proprio piccola, tu pensi che sei tu che sei sbagliata, perché comunque, cioè, vedi tutti gli altri bambini che comunque sono felici lì così, anche magari durante la festa del papà che fai disegni, eccetera, tu comunque sei consapevole che li stai facendo per una persona che non esiste. Però comunque devi far finta che ci sia, perché sennò poi ti senti inferiore in confronto agli altri bambini che comunque lo fanno per una persona che gli vuole bene. Schiavi, mi guardi negli occhi. Sbagliano gli adulti. Non ha sbagliato lei. Non è colpa sua. Non può lasciarsi opprimere da quel peso dell'odio che le schiaccia ancora il cuore. Un sorriso credo che sarebbe una bella rivincita. Anche una vita felice sarebbe una bella rivincita. Mi sono sfogata, perché comunque dire queste cose agli altri sì, le rende vere, perché comunque magari uno dice solo nella tua testa, invece dirlo agli altri lo rende vero. Però comunque allo stesso tempo magari ti puoi sentire un po' più capita, comunque accettata. Io voglio ringraziare tutti per la vostra bellezza, per i vostri insegnamenti, perché anche voi ci insegnate qualcosa. E quindi io vi chiedo, per piacere, di ricordarvi come siete in questo momento. Belli, bellissimi. Perché una persona bella è una persona che si emoziona. E non dimenticarvi mai questo momento. Perché così sarete sempre delle persone meravigliose. E mi chiedo come una persona così bella possa soffrire così tanto. Condividere la propria intimità, i propri patimenti e aprirsi agli altri spesso è un buon modo per iniziare ad affrontare le difficoltà. E per concludere alla perfezione la serata, non c'è cosa migliore che distendersi a guardare le stelle. Oh raga, queste stelle brillano quasi quanto la pelata del preside. Ci voleva una notte così, però ora siamo tutti stanchi e si va a dormire. Buonanotte. Oh,